Love is in the air 2. Serkan scopre di avere una figlia. La prima stagione di Love is in the air non si conclude positivamente per i due protagonisti. Dopo essersi detti addio più volte, i due si separano, anche a causa del tumore al cervello che ha colpito Serkan. Nella seconda stagione, però, è tutto diverso, anche per via della figlia che Eda ha avuto. Proprio Melo si accorge del riavvicinamento che c'è tra i due. Ecco che cosa succede. All'inizio della seconda stagione, dopo un salto temporale, i telespettatori hanno modo di vedere Eda con una bambina. Quest'ultima è sua figlia e l'ha avuta proprio da Serkan, poco prima che si dicessero addio. L'architetto però, nonostante talvolta veda la ragazza in compagnia di una bimba, non immagina nemmeno lontanamente che sia sua. Con il passare del tempo, Serkan inizia a sospettare e, dato che sta cominciando lentamente a rientrare nella vita di Eda, anche quest'ultima si convince che sia il caso di rivelare la verità a lui e alla piccola Kiraz. Quando Serkan scopre di essere padre, è davvero molto contento, anche se ha tante paure e ha anche il timore di non essere mai accettato nella vita della bambina. In ogni caso, Bolat decide di presentarsi a sua figlia. In occasione della festa di compleanno della piccola, Serkan si presenta vestito da astronauta con l'intenzione di svelare di essere il padre di Kiraz. Quest'ultima, infatti, ha sempre sognato che suo padre si sarebbe presentato da lei per la prima volta con un costume da astronauta. Serkan rivela a tutti di essere il padre di Kiraz e la bimba è molto contenta. Tutti iniziano a chiedersi quale sia l'intenzione di Eda e se abbia o meno voglia di far instaurare un rapporto a padre e figlia. La Ildiz non ha alcun dubbio e fa sapere a tutte le sue amiche che farà il possibile per far entrare Bolat nella vita di sua figlia. È giusto che la bambina conosca suo padre e abbia la possibilità di crescere al suo fianco. Aidan però non è altrettanto felice e prova a fare pressioni a suo figlio perché richieda la custodia esclusiva della bambina. La donna infatti non si fida minimamente delle cure di Eda e di Aifer. Nel frattempo la Ildiz si avvicina moltissimo a Bolat, soprattutto dato che quest'ultimo è spesso da lei per vedere Kiraz. La coppia si avvicina a tal punto da passare una notte insieme. Entrando nella camera da letto dell'amica, Melo la vede assieme a Serkan, mentre indossa soltanto un asciugamano per coprire il corpo. La ragazza inizia a sospettare che i due stiano insieme, ma Eda cerca di dissuaderla, dicendo che non è come sembra e che in realtà hanno soltanto dormito assieme. Lentamente Eda e Serkan tornano ad essere come quelli di una volta, ma il piano di Aidan continua a mettere loro i bastoni tra le ruote. Quest'ultima infatti, una volta capito che Serkan si fida assolutamente delle cure di Eda e non ha nessuna intenzione di richiedere la custodia esclusiva della bambina, decide di attivarsi per richiederla personalmente. Con l'inganno e fingendo che si tratti di questioni lavorative, Aidan chiede e ottiene la firma di Serkan. Soltanto attraverso l'autorizzazione del padre, infatti, Aidan, che è la nonna di Kiraz, può richiedere la sua custodia. All'insaputa di tutti, la donna fa richiesta per ottenere i diritti sulla piccola e toglierli a Eda, sfruttando ovviamente la firma di Serkan. Seifi non è assolutamente d'accordo con le mosse di Aidan e glielo fa sapere. Secondo Seifi, in questo modo rischia soltanto di ferire molto il figlio e di farlo allontanare da lei definitivamente. Il rischio è infatti che Eda venga a sapere che questa custodia in favore di Aidan sia stata richiesta da Serkan. Se così fosse, sicuramente la Ildiz non potrebbe mai perdonare Serkan e tutti i loro progressi sarebbero inutili. Intanto però Eda e Serkan si avvicinano sempre di più. Ospite dell'architetto, Eda scopre, senza che Bolat se ne accorga, che quest'ultimo custodisce ancora una stanza dei ricordi. Lì ci sono tutte le immagini, ovunque, di tutte le tappe della loro relazione, partendo dal giorno in cui lei si era ammanettata a lui per farsi ascoltare. Attraverso questa inaspettata scoperta, Eda ha nuovamente la conferma di non essere mai stata dimenticata da Serkan. Voi che cosa ne pensate? Credete che la seconda stagione si concluderà
con un bel lieto fine definitivo per la coppia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!